Consciamente potete sottovalutare la domenica. Noi non sottovalutiamo assolutamente niente. Figurati se ci mettiamo a sottovalutare la Sarnese perché ha preso 5 gol. Noi abbiamo il nostro percorso da fare, lo stiamo facendo. Degli altri ci preoccupiamo, guardiamo nella maniera giusta, ci prepariamo e li analizziamo nella maniera giusta, con giusto rispetto, perché giusto se le figure si deve assarno, non dobbiamo sottovalutare assolutamente niente, perché noi sappiamo benissimo, e tanto è sempre la solita cantilena, ma è quella, che gli altri contro di noi tirano fuori il meglio di se stessi, ed è giusto che sia così, perché quando la squadra, una delle squadre attrezzate per cercare di stare sui piani alti, va in giro, gioca in casa, ha sempre vita dura su tutti i campi. Quindi noi dobbiamo prepararci a questo tipo di partite. Io sto lavorando su questo da quando sono arrivato, non solo sull'aspetto tecnico, dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, che deve essere sempre di alta intensità, sempre di fame, sempre quelle parole dico, fame, umiltà e intensità, fame, umiltà e intensità. E questo, se noi mettiamo questo, la clava prima davanti, allora secondo me noi facciamo grandi prestazioni e possiamo di conseguenza ottenere risultati importanti. Come noi mettiamo il fioretto un po' così, un po' andiamo col papillon, si fa fatica. Questo è quello che io predico tutti i giorni. Figurati se mi metto a snobbare una trasferta a Sarno, ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, come non gli deve passare, e sono sicuro che non gli passa neanche loro. Le condizioni di London, che appunto in cui tutte le squadre di testa hanno lo stesso numero di partite giocate. È in questo momento che comincia il vero campionato del Siracusa, senza bisogno fare più calcoli e cose varie? No, vabbè, sappiamo il nostro cammino qual è, che dobbiamo vincere tutte. E anche oggi sulla carta magari le persone pensavano che era una partita facile, però noi l'abbiamo vista e rivista con il mister la partita, che la studiamo durante la settimana, poi se abbiamo avuto solo 3 giorni, e sapevamo che era una squadra di giovani importanti che correvano, davano densità in mezzo al campo e abbiamo avuto un po' di difficoltà, però giustamente poi lo spessore della nostra squadra lo sappiamo e siamo stati bravi. Benissimo. A livello fisico tu invece come stai, dato che comunque negli ultimi periodi avevi avuto anche qualche problema? Adesso ti senti ristabilito appieno? Sì, diciamo che siamo in tanti, perciò magari se uno c'ha da rifiatare entra un altro, la differenza diciamo che non si vede. Siamo un gruppo importante, siamo in tanti, è giusto che giochiamo tutti e tutti danno il contributo che merita questa società. Ecco, diciamo appunto, se lo ha vinto, ora c'è subito, non c'è neanche il tempo di gioia, perché dovete pensare già domenica con la Sarnese, che ha perso, quindi anche malamente, quindi vorrà riscattarsi. Sicuramente, ora da domani in poi con il mister prepariamo questa partita in pochissimi giorni, perché già sabato si parte. E sappiamo comunque il valore della Sarnese, perché in questi periodi comunque le squadre, anche se non le incontriamo, valutiamo anche il suo cammino e quello, come giocano i giocatori che hanno. Sappiamo che sarà una trasferta difficile e la cerchiamo di preparare in questi 2 giorni recuperando tutti fisicamente e ci andiamo a giocare. Perfetto.